Salve, qui il vostro Santen Chan. In un precedente video, giorni fa, ho parlato delle apparenti e forse anche sostanziali contraddizioni del comunismo, dell'ideologia comunista, marxista. E riflettendo su questo tema, io volevo fare un altro video, le contraddizioni della Repubblica Popolare Cinese in relazione agli appartamenti vuoti che sarebbero più di 80 milioni e alle città fantasma. Se non che in questi giorni hanno rilanciato all'opinione pubblica un problema che c'è da anni, quello degli sfollati, dei profughi, perché è morto un bambino e ha commosso l'opinione pubblica, quando invece di bambini che sono morti in Siria per colpa dei terroristi ce ne sono migliaia, se non decine di migliaia o centinaia di migliaia. È così che io voglio combinare due temi in uno solo. E quindi vai col tema del giorno. 3, 2, 1. Il tema del giorno. Appartamenti vuoti, città fantasma in Cina e il dramma dell'immigrazione. Perdono, dell'immigrazione. Una delle contraddizioni della Repubblica Popolare Cinese è la speculazione edilizia e la speculazione anche finanziaria in generale. Che si credeva che era un qualche cosa di occidentale, borghese e capitalistico. Invece, ahimè, anche i comunisti, i bolscevichi cinesi si sono fatti tentare dalle speculazioni. E dagli a costruire case, edifici che hanno costruito intere città che sono rimaste vuote. Non si può dire abbandonate perché non le hanno mai occupato. E qui ho un paradosso. Pol Pot in Cambogia, in quella che per 10 anni lui la denominò Repubblica Popolare di Kampochea, come se avesse adottato una filosofia da una bomber antimoderna e antitecnologica, fece abbandonare tutte le città che rimasero deserte per 10 anni e la gente andò a vivere nei campi. Le città cinesi invece sono rimaste vuote. Perché hanno costruito degli appartamenti che con la speculazione sono arrivati a costare così tanto che nessuno ha il denaro per comprare. E qui viene la contraddizione. Come in un paese comunista che deve garantire l'alloggio, la casa a ogni cittadino, i cittadini non abbiano alloggio perché le case sono troppo care e intere città sono rimaste vuote, abbandonate. Insomma, hanno la speculazione edilizia nonostante che in Russia, per esempio, ogni cittadino aveva il suo appartamento. Allora dico, come unire questo tema, la speculazione edilizia capitalistica in un paese comunista come la Cina, al dramma dell'immigrazione, dei clandestini e di tutti gli sfollati? L'Europa se ne deve fare carico. Ma adesso la Merkel, prima eravamo noi in Italia, in Grecia, in Spagna che dicevamo che non era un problema di ogni singolo paese, ma dell'Unione Europea. La Merkel invece non si è mai voluta prendere carico del problema. Ma sembra che adesso sia cascata dalle nuvole, si sia resa conto che anche la Germania è sotto assedio di immigrazione e abbia lanciato un grido d'allarma dicendo che l'Europa da sola non se ne può occupare, se ne devono occupare le Nazioni Unite, cioè l'ONU. La Cina è uno dei rappresentanti fondatori delle Nazioni Unite, un socio permanente. Allora io mi chiedo, se ne farà anche carico la Cina dei profughi? Perché hanno più di 80 milioni di appartamenti vuoti. Hanno detto che alle nazioni che aiuteranno i profughi daranno del denaro. Probabilmente la Cina non potrà guadagnare il prezzo pieno degli appartamenti che sono lievitati con la speculazione. Si dovrà accontentare di un prezzo intermedio, però ci guadagnerebbe, perché la maggior parte, se non tutte, le imprese costruttrici cinesi sono di Stato. Quindi lo Stato recupererebbe del denaro se aiutasse i profughi. E possono aiutare in 80 milioni. Perché tanto se danno la casa ai cinesi,
non prenderebbero una sovvenzione da Nazioni Unite, dall'ONU, per aiutarli. Invece, se aiutano i profughi, Nazioni Unite gli dà una sovvenzione, magari gli pagano una certa quota dell'appartamento. Quindi, bisogna vedere se i profughi, soprattutto dalla Siria, vogliono andare a vivere in Cina o preferiscono la Germania o l'Austria, la Francia o l'Inghilterra. So che neanche tutti vogliono andare in Russia, però è questo il mio pensiero. Se la Cina ha degli appartamenti vuoti, che ci hanno speculato sulla costruzione della casa, c'è stato del peculato. Che tanto criticano la borghesia capitalistica occidentale, gli Yankee e tutto per le loro speculazioni borsistiche, poi hanno fatto lo stesso. Era il comunismo riformato di Deng Xiaoping che ha deposto Mao Zedong per le sue cattive politiche del salto in avanti che ha impoverito Cina e hanno sofferto carestia. Quindi quella è stata la scusa per deporre Mao. Volevano un'economia mista, cioè come al solito una delle contraddizioni del comunismo, del marxismo, è che in teoria hanno sempre dei buoni progetti, dei buoni piani, tutti pianificazioni quinquennali, salti in avanti. Poi in pratica gli manca il denaro dei capitalisti, gli odiosi dollari gli mancano, perché non sanno generare ricchezza, sanno distribuirla. Allora ecco che ci voleva un'economia mista in Cina. Semi comunista, semi capitalista. Da una parte gestiscono lo Stato in modo comunista, dall'altro comprano i debiti degli stati sovrani stranieri per alimentare l'economia marxista comunista di capitale straniero. E in questo modo riescono a salvare il sistema, perché altrimenti sarebbe scomparsa la Cina comunista come è scomparsa l'Unione Sovietica. Allora io mi chiedevo, che fanno di tutti? Forse ci saranno centinaia di milioni di appartamenti sfitti, vuoti, li mantengono vuoti per continuare a speculare edilmente o li daranno agli immigranti? Perché veramente se Cina volesse aiutare gli sfollati, i profughi, potrebbe aiutarne tantissimi, più di quanto potrebbe aiutarne Europa, perché hanno centinaia di città vuote che neanche sono state abbandonate, edifici totalmente nuovi che vanno in malora, diventano fatiscenti perché nessuno ci vive dentro e nessuno si prende cura di interi complessi di edifici. Allora, il mio pensiero, per farla breve, per caricare giusto questo pensiero del giorno, mettendo insieme questi due concetti. Speculazione edilizia cinese, bolla immobiliaria, no? E anche possibile bolla finanziaria. E i migranti clandestini, profughi allo sbando, che in ogni paese d'Europa, dell'est e dell'ovest ci sono migliaia e migliaia di migranti al giorno che non si sa da dove saltano fuori. Sarà capace la Cina di prendere l'iniziativa e ospitare fino a 80 milioni di profughi e di migranti clandestini per sottrarli al loro triste destino? Perché con 80 milioni di appartamenti vuoti in molte regioni della Cina, non in una sola città, possono veramente dare rifugio all'80% degli immigranti del Mediterraneo. Lo vorranno fare, lo potranno fare? Staremo a vedere. Se vorranno essere coerenti con la loro ideologia marxista, comunista, leninista, maoista, di dare ai bisognosi una casa ai senza tetto, eccetera, che il comunismo, il marxismo, il comunismo in tutte le sue versioni, leninista, maoista, stalinista, è diciamo una degenerazione perché atea dell'ideologia umanitaria, umanistica cristiana. Allora, se sapranno essere coerenti con l'impostazione e l'orientazione che hanno di dare ai bisognosi, di assistere i poveri, di assistere gli ultimi, un po' come dice Papa Francesco, però anche Papa Francesco deve sapere che la Curia Romana, che è la vera città del Vaticano, cioè
lo Stato Pontificio, la Curia Romana, che Città del Vaticano è la città dello Stato. Allora, la Curia Romana, di cui lui fa parte, è il capo, ha un mucchio a Roma, capitale, e anche in Europa e anche nel mondo, di appartamenti sfitti, perché il più grande azionista immobiliare negli Stati Uniti è proprio la Curia Romana. Anche il Papa, perché non mette a disposizione degli sfollati gli appartamenti vuoti che ha nel centro storico di Roma e in tutta Europa e anche fuori dall'Europa? Quindi, tanto il Papa come la Cina comunista, se vogliono essere conseguenti con i loro impegni di aiutare i poveri, i bisognosi e di dare casa a tutti quelli che non ce l'hanno, dovrebbero ospitare negli appartamenti vuoti che hanno e nelle mansioni e negli edifici vuoti che hanno tutti questi poveri sfollati, profughi di guerra, extracomunitari che vengono senza permesso di soggiorno, clandestini. Altrimenti è tutta un'ipocrisia, tanto quella della Cina comunista che specula sulla proprietà invece di costruirla per darla ai bisognosi, come anche quella del Vaticano che è uno dei più grandi azionisti immobiliari del mondo e che ha un mucchio di case sfitte, vuote, edifici vuoti che magari si stanno valorizzando chiusi e magari si stanno anche deteriorando chiusi. Quindi, se vogliono essere coerenti, il Papa e l'attuale premier cinese, che ospitino tutti questi extracomunitari clandestini e tutti questi profughi di guerra. Questo è stato il mio pensiero del giorno. Qui il vostro Sant'Enchan vi saluta e grazie per avermi seguito ultimamente. Grazie per i commentari che anche fate in Google Plus. E mi raccomando, non mancate di seguirmi. Io sto ogni giorno in Instagram come Sant'Enchan e poi in Spreaker. Ultimamente sono un po' uscito anche in Facebook. Comunque cercatemi come Sant'Enchan. Ciao.